Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Chef Franco. Oggi sono in dolce compagnia, voglio ricordare Mirko e Andrea e Chef Franco. Ma tu spaghetti a vongolo, ci vuoi fare con la tarta? Ragazzi, vi faccio vedere gli ingredienti. Io sto male là, stiamo male all'alto, voglio stare. Verissimo, verissimo. Voi lo sapete, per fare lo spaghetti a vongolo verace, non posso mai mangiare anche c'è il vongolo verace. Un po' di peperoncino, Calabria. Ah, mi piace a me. Aglio, olio della Puglia, un po' di vino bianco, prezzemolo e spaghetti. Non ci vuole niente di più. Vi faccio vedere se mi volete fare qualche domanda, è giusto quello. Chef, io dico solamente una cosa, Mirko, se mi permetti. L'ultima volta che l'ho mangiato è stata a Pusil, vista mare, quindi vediamo di fare meglio, chef. Io ti dico che ti stupirò. Vabbè. Vuoi la crema? Cremoso? Cremoso. Assolutamente. Uguale anche per te? Sì, ma vedo già l'acqua alla che bulle. Allora, ho messo un modo di spiego subito. Sì. È giusto questa domanda, hai fatto una bella domanda. Faccio risottare la pasta direttamente nella pettola. Cioè, è bene che la cremosità piena di prezzemolo. Ah, vi faccio risottata, vedere. Risottata. Allora, prima cosa, olio. Gambetti di prezzemolo. La sua cucina mi piace tanto, chef, devo dire la verità. Ma io guardi che alla cucina ci vuole passione, eh? Sì, non sì, mi nascondo sì. Che... Pazienza. Ah, prima di tutto, soprattutto. Pazienza. Ragazzi, voi mi state facendo tante domande a me, e ora faccio uno a voi, perché vi conosco da una vita. Sì. A proposito di passione, come è nata questa passione su YouTube, tutti e due? Perché io mi ricordo che voi eravate piccolini... Cioè, spiegatemelo poco, perché ma in realtà è bello sentire anche queste cose, eh? Non è molto distante da tuo figlio, cioè nel senso è nato tutto molto naturale, devo dire la verità, perché poi l'idea, non me ne voglio amico, però è partita da me. Scusa. Prego. La faccio. Però io avevo sta mania di riprendermi con il computer all'età pure di 8, 9, 10 anni e fare tipo le telecronache alle partite di FIFA. Però ti posso dire la mia. Sì. Ma non è perché sei tu annanzi, cosa? Siete stati ragazzi intelligenti, molto intelligenti. Ci fumiamo con un po' di vino bianco. Ma ci guardate, voglio. Ve lo meritate. Grazie, chef. Grazie. Non è facile portare avanti un canale da 8-9, anzi. Siamo dal 2015. 2015. Penso pure voi, no, tu no, però. Io quando ho incominciato, io tenevo scorni, a me mi vergognavo. Quando mio figlio faceva le dirette del Napoli, diceva papà. Vieni pure tu. Tu dicevi no? No, diceva no, non esiste per me che scorso. Poi è nato per la partita Real Madrid Juve. Cavolo, bravo! Da lì è nato quello là che Ovidia. Mio figlio si scirava la notte, certo, papà, ma Ovidia sta volando. Però è bello, dai, sto insieme ai giovani. Quindi è nato là Chef Franco, da quel video sì. Sui social. No, è nato Napoli Milan. Milan-Napoli, doppietta di Piontek che completava. Prima quale si doppietta di Piontek? Ah, ok, sì, come mi ricordo. Qua, quindi parliamo... Cosa vai forte? La ci metti forte, no? No, io forti, però, chef, tu è dal 2022 che stai col canale, o 2023 sei partito? Novembre 2022, vabbè, inizio 2023 praticamente. Già siamo a bei risultati, avere... Comunque è un canale di nicchia questo qua. Oltre che, cioè noi magari sul canale di Sciale fate reaction, video sul cibo, video vlog. Questo è proprio un canale a parte, facciamo pure solo ricette. Sì, solo ricette, pure su TikTok facciamo uscire un video a settimana di ricette. No, ed essendo di nicchia, prima. Secondo me è un grande risultato avere poi gli iscritti che c'hai. Quando... Vabbè, però io dico anche la mia, però agisce pure grazie a mio figlio. Sicuramente, però... Voglio di continuare. Sicuramente. Non è facile fare tanti iscritti in un anno. Poi ci stanno pure un sacco di mamme che ti seguono. No, come infatti, la maggior parte sono gente emigrati al nord. Gli faccio ricordare, tipo, la tradizione casatiera, la pastiera. Bello, bello. Moci, Tomiac, tutte queste cose. E piace tanto. Allora, qualcuno che si già sta aprendo... Sì, infatti, vedo già che già si stanno aprendo. Sì, sì. Così, quindi appena si aprono sì, o se no diventano cosa succede se diventano troppo secche e è brutto da mangiare, eh? Ah, quando lo veloce sembra bello, dai. Mi sento, fate un po' l'odore. Vino pure si sente. Fammi sentire. Anche se è sfumato, però si sente. Si sente il vino. Sì. Pochissimo.
Poi chef, posso fare pure un'altra domanda? Dimmi. Allora, questa è la domanda che ti volevo fare pure off video. Secondo te è più soddisfacente quando ti ferma un bambino che magari seguono più il canale di Sciale, più per le reaction e queste cose qua, o è più piacevole quando ti fermano le mamme, i papà che magari vogliono cucinare alle proprie mogli? Perché secondo me sono due soddisfazioni diverse. Allora, ti posso dire la mia, quando siamo allo stadio sanno solo creature, secondo me. Sì, sanno solo bambini, sì, e mi fermano i ragazzi per la foto, cosa. E io sono contentissimo di fare le foto con i ragazzi, perché diciamo la nostra, grazie a loro. Con i ragazzi, con i ragazzi, i nostri canali vanno bene. Però la soddisfazione mia è anche che mi fermano in mezzo alla strada, ma poveri, papà, mamme, chef Fra, ci ho fatto la bolognese dove? Chef Fra, ho fatto così. Guarda, è una bella emozione, certo. No, perché poi magari il bambino a volte il peso delle parole non lo dà. Cioè, per esempio, dice, ah, chef, Sciale, siete i miei idoli. Punto. Idoli è un parolone. Ah, pure a noi ci ferma il vecchietto e dice, guarda, io veramente mi seguo da un sacco. È veramente, ti scalda il cuore. Sono belle cose, belle cose. Allora, togliamo questo qua, il gambo. Chef, perché ci stai facendo assaggiare proprio questo spaghetto le bombe? Allora, mo ti dico la mia, ma non è perché state voi davanti. Allora, questo piatto rappresenta, come voi, la mia Napoli, perché voi rappresentate la Napoli. Grazie. Voi fate le reacce del Napoli e secondo me siete ospiti a casa mia. Oggi sono uno spaghetto a vongole, con la vongola verace. Secondo me è il piatto giusto dedicato a voi. Sono d'accordissimo. Siete d'accordo? È una domanda. Bella, dai, perché è giusto che sia così. Allora, ragazzi, però l'acqua del sugo, scusami un attimo. Sì. Lo filtriamo un attimo. Allora, questa domanda che ti ha già fatto, ma oggi fanno la napoletana, che mi sono rotti i coglioni, italiani. Questa domanda che ci ha fatto a voi, che ho detto, voi rappresentate Napoli, sempre perché riguarda, perché voi fate le reaction del Napoli. È il nostro format principale, sì. Siete come stati voi. I primi, e ci c'è la verità. Questo format del Napoli, perché proprio fondamentalmente cosa si fa? Cioè, si guarda la partita del Napoli e si... Però ti posso dire la mia, prima era molto più bello quando si vedeva il campo. Purtroppo... La gente dice, ma che ci prete, ma la faccia il chef so. Però sono sempre belle perché le nostre emozioni sono quando... Sono le stesse, sì, le stesse quando Napoli segna, non ci controlliamo. Ma perché poi ti dico la verità, prima di fare video, io penso che a casa tipo di mister, noi veramente facciamo peggio. Sì. Ma magari facevo qualcosa di più, si poteva pure dire perché non c'erano le telecamere, però è nato tutto molto naturale, possiamo dire, quindi quello è pure il nostro formato però, principale. Guarda, io ti parlo a nome di mio figlio, no? A nome vostro, cioè guarda che non è facile, come anche mio figlio, stare 9 anni sui canali, sui social, sulla cresta dell'onda, portare anche i contenuti, guarda che non è facile. Come no? Più o meno tu 9 anni. Quanti video ti ha fatti? Cioè, 1500. Di più. Secondo me qualcosa in più. Sono tanti. Quasi 2000, sono non lo tantissimi. So. Me li ho contati. Non è che... Noi facciamo cambio pendola. Questa qua la mettiamo qua, scusami. Sì. Quello è il nostro format principale. Penso che quello, dalle reaction, siamo partiti proprio... Cioè ci ha fatto fare quel salto di qualità. A livello di visualizzazioni, iscritti, a livello di visibilità, vi conoscono tante persone. Però poi anche facciamo anche viaggi, vlog, video sul cibo. Non siamo però ferrati come te, chef. Cioè, noi dici, mangiamo e dici, ma è buono, vai giù. Modo dice, allora, mo sta mandando a la telecamera. Sì. Abbiamo fatto una bella cosa, cioè studio nuovo, cucina nuova. Sì, il vostro qua, è un bel format, È una bella soddisfazione, penso. Sì, pure io, pure noi quando abbiamo fatto il primo studio. Sì. Stata una bella emozione, vederlo finito. Perché poi piano piano tu vedi gli step, ci stanno i lavori, eccetera. Ma poi quando lo vedi finito dici, wow, che ho creato. Sono belle cose, sì. Bello. Allora, ragazzi. Poi pure la cucina, E se ancora qualcuno ti dice mi piace la cucina vecchia. Più siamo in impatto, ancora devono vedere. Sono nostalgici. Come per noi essere passati dalla cameretta, per esempio dalla cameretta in cui giocava a FIFA, ai videogiochi, per poi fare altro. Comunque ci serve sempre l'evoluzione, infatti tu qua, secondo me, l'evoluzione l'hai fatta. L'abbiamo fatta, dai, l'abbiamo fatta. Insieme allo studio di là, con... Stiamo parlando, vai giù. Ho preso il primo di ritorno. Non mi sa, Mirko, ma dopo Borigio. Mannaggia. Pasta e vongole. Allora, Mirko. Fumante. Ti dispiace se mi fai
piacete perché più capace di Andrea. Sì. Andrea una cosa. Maniche, chef. Allora Mirko, metà. Ok. Medici gusci. Ok. Chef, ma si può bere un uovo questo bro? Lo puoi anche bere, eh? Buonissimo. La faccio. Ma non dopo il tuo, se no. No, è roba. La cosa principale di questo piatto, secondo me, è il prezzemolo e ha talmente sottile. Faccio stupirti si piatto. Quale mi sei sotto e fatica, Mirko. Ah dai, ci sta, ci sta. Asmer! Ma un'altra domanda. Dimmi. Piano piano, hai sempre più imparato? Sì. Questo mi mano a mano. Mi hai fatto una bella domanda. No, vedendo qua, capito? Io non penso che 3-4 anni fa sapevi fare. Parlo che tu cucini, ti vengono altre idee, per esempio, come brunte l'idea. Lo spaghetto a vongole si fa con la pentola, un coppa fuoco, ti spaghetti a rid fai. Invece voglio risottare la pasta per farla venire molto più cremosa. Ah, boh, comunque è come tipo portare la macchina, più la porti. Bravi, comunque è così, hai ragione. Più la porti e più. Ti portano a fare cose nuove. Però secondo me ci vuole pure la mano. E non tutti secondo me sì, ce l'hanno. Vedi? Questo quando viene un chilo? No, per insieme no, lo spaghetto secondo me questo qua che lo faci minimo 18 euro nel ristorante. Perché ti buono lo veloce costano. Ma c'è un tipo che la casa su un enorme, assurdo. Ah, roppo, sai che voglio dire roppo? Tu sicuro sai fa, perché l'ho visto nei video. Popò, 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 quello là così. Sì. Attenzione! Ah, diretti proprio, chef, wow. Ah, che le ho... è il tocco, allora non ho capito. Poi facciamo così, guardami, vedi? Vedi l'acqua che abbiamo fatto già cuocere. Acqua di cottura? Sì, e la mettiamo dentro. Bella, bella. Chef, posso fare una domanda tecnica? Allora. Tecnica, vai. Qua per questo. Hai ragione, hai ragione. Perché poi si crea la cremina, diciamo? L'amido bisogna prendere anche pasta buona. Sì, quindi... pasta quella là... si dice... l'amido. Certo. O se non bene la cremina. Tipo la pasta più ruvida. Pasta, tipo, non faccio nome perché sennò ci muove pubblicità. Però evita i formati di pasta che li va buoni. Ah, qua si va di... di olio di cottura delle... ma è chi lo usa pure? Sì. Già stanno ammollando. Bravo, quindi bravo, bravo. Sì, bravo Mirko, bravo. Bravo. Dobbiamo assaggiare, perché ci vuole sale con me. Se vuoi ci vuole un po' di sale, chef. E già l'acqua ci ha rimanuto salare. Ah, ok, ok, non lo so. La faccio di questo. Ma ci fa assaggiare chi? Ah, Mirko, fa se venga a Vishkini. Sì. Vieni, vieni. Morici Mirk. Secondo me guarda. Oh. Ammassaggia a me, chi sta la vicini? Massaggia per me. Mentre mai. Oggi vi faccio l'ultima domanda. Vai. Panatei, perché poi ma c'è progetti futuri. La prima cosa vorrei. Cioè se guardo il futuro lo guardo sicuramente insieme alla mia ragazza. Bravo. Io penso che da qui a 3 anni attenzione a Baby Fuse. Oh. Vabbè, va, ti posso dire la mia. Allora, immagini sposata a 30 anni perché all'epoca il lavoro non è che c'era tanto, cose. Se vi sposate giovani, ma non giovani, tra i 24 e i 25 anni vi godete anche i figli. Okay. Ti giuro. Io mo mi sento molto più giovane perché faccio cose per i giovani, però io mo se non si è fatto che sono 54 anni, mio figlio si sposa fra 5-6 anni, 6-7 anni. Cioè la gioia nostra, quando dice Cim, questa età. Ne andiamo a crescere i nipoti. Vabbè, quello sì. Due carrozzini, accompagniamo a scuola. Vabbè, io faccio di tutto. Ma la vita questa qua è così, voglio. Io ne tengo 22, ce n'ho 22, quindi due, penso 3 anni. Ma hai detto una bella cosa, secondo me. Due la prima cosa che penso, se penso al futuro, penso... Voglio, guarda la prima cosa. Sì. Il matrimonio è bello, però sono belli i figli. Cioè, fai l'emozione più grande della vostra vita. Allora, io l'ho detto che quando mi sono sposato ho provato un'emozione bellissima. Ma l'emozione che ci ho provato, ma è uguale sia a Cristian che a Enzo. Forse più con Enzo perché è la prima volta. Ma no, prima, niente sì, togliere sì, a Cristian. Ma sono due emozioni indescrivibili. Ma qual è il. Cioè... Cristiano, ragazzi. Ma pioggia, 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 pioggia. Mo chef, a parte questa pioggia, dimmi. Quando è che ti sei proprio emozionato? Quando stava uscendo la testa da là? No, o c'è. Quando te l'hai piato un braccio? Quando diciamo il medico. E ti fa vedere il bambino che lo alza con tutto al contrario con i piedi. Emozione indescrivibile, voglio. Un matrimonio è bello, l'ho già detto, perché
sono due emozioni diverse. Sono due emozioni diverse, diverse. Poi voi si digiuno, poi vedrete quando vi scusate. Se avrai una cremina. Ma questo sto osservando a te, sto osservando. Una spadellata dopo, chef, me la concedete anche a me? Sì, sì, voglio farla. Chef, comunque vedo che comunque si sta già formando il tutto, eh. Ho visto una tua tecnica. Ricerca da... fatto di girare, sì. Ma io ho passione, eh. Guarda, sta 10 minuti a fare così. Pazienza, pazienza, veramente. Ma pochi per insieme, no? Perché? Bello. Ma è pure piccante, scusate. No, no, no. Pochino, pochino. Gira, gira, chef, gira, gira, gira. Gira. Dico che ci siamo, però guarda. Oh, logo! Oh! No! Falla una mano, dai. No, faccio pure, però. No, faccio, ma pure. Bravo, bravo. Una volta pure. No, Andre, no, una volta, una volta. Con qualità cucina. Una volta, una volta, una volta, una volta. Non faccio, Andre. Non sei fa, Andre. Vai, fatto. E basta, 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 bravo, bravo, metti il cago. Vedi di sale e tutto cosa come. Sì, è vero, vedi di sale. Non ti posso? Non lo so, forse ci vuole un po' d'acqua, ok? A me mi piace pure, non faccio niente. No, vanno bene, però sono... Ancora? C'è anche un po' la pasta. Si salta, si salta! Ci siamo quasi, Vongole. Bello. Piace tantissimo quando prima di stare a inserire un prodotto, una cosa, il chef dice il nome. Vongole. Pasta. A voi, altro che chef Franco. Maron! E lo mostro! Te, così esce la cara? Questa cosa, cari. Questo qua, un tipo per bellezza, eh? Bella faccia, eh? Sì. Devo dire la verità. Dai, io spengo. Vado duro, vai io. Impiattamento, sì, chef? Sì, sì. Sta cosa non l'ho mai saputo fare. Va là a fa, va. Ah. Cioè, però posso dire una cosa? Dimmi. Ci manca una cosa. Lo so che forse potrebbe essere un'eresia. Il vongolo? No, potrebbe essere un'eresia, però... Un'antecchia, no tanto, un'antecchia. Pepe? No. Pepe? No. No. No, non si fa. Ok, no. Non si fa. No. Io mi fido dello chef, non si fa. No. Mi fido dello chef. Ragazzi, questo è il mio spaghetto a vongole, rivisitato, per i frisbee. Ma l'hanno chiesto? Guardate che vi spettacolo, anche l'impiattamento si vedrebbe, si vede più forte. Cioè, fino a cosa però, sa ci riuscire solo se è buono o no? Vai prima tu, vai. Pure un pezzo di vongola. La vongola ti fa male perché stanno a 16 euro qui. Ti, ma tu non compriamo la vongola. Accordi, scotti. Però mi diceva, guarda, mangiati pure la vongola vicino. A te senza che tu faccia, fallo tu. Io la vongo. Vai. Buono. Mamma mia. Assaggio, voglio. Risottato. Vabbè. Ma si sente, anche la risottatura si sente, oggi che è diverso. Cioè è proprio diverso da mare, anche quella dei ristoranti. È totalmente diverso. Perché Parigi nel ristorante mettono la farina. Mica la farina la mattina. Buonissimo, voglio. Quando si prova la seconda volta, molto po'. Ricordate all'inizio video cosa ho detto? Mamma mia. Posillipo, confronte mare. Chef, mi dovevi stupire e l'hai fatto. Veramente è più buona di quella là al ristorante. Dico solo questo. Ma mo si sta mangiando di meno. Ci mangiamo niente di più qua. Buona. Ma tu vedi che non puoi mangiare più? Ah, che non ci piace, io. Mamma mia, io. Ci piace. Oh, te la mai acca. Vaga. Allora, ragazzi, voi sapete, il nostro motto, noi diciamo sempre, è uno spettacolo. Se vi è piaciuto, mettete tanta... Mi piace. Condividete, iscrivetevi, dobbiamo arrivare a 200.000. Assolutamente. 200. Allora, mi dovete solo dire se vi è piaciuto o no questo piatto. L'ho fatto una versione diversa. Idrico, solo che mo vaga a mangiare. Ciao, chef. Sì.
Chef, non ci sono mai parole. Quando cucini tu, io non tengo mai parole. E quando non si dicono parole... significa che è buono. Sì. Ragazzi, il video finisce qua. Un bacio a tutti. Vi vogliamo bene. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Chef Franco. E pure lasciate il boom, che poi è il mio peggio. E anche i fish game, superare di tutti. Ciao ragazzi. Seguiteci. Ciao.